Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo video sul mio canale. Per questo video sono accompagnato da Mattia dei Non Solo Gamers. Che fortuna è la vita. E in questa parte che facciamo? Cominciamo la modalità storia, che non so dove sia, giochi altro. No, modalità classica. Volevo fare quella là degli spiriti. Questa è avventura. Yeah, ce l'abbiamo fatto. Questa era la parte più difficile. La stella della speranza, premi un pulsante. No, nuova partita. 1, 2, 3, quale facciamo? 3. E avrei fatto 1. Facile, normale, normale. Normale. Anche difficile potremmo fare. Vabbè, se vediamo che è troppo normale, la facciamo difficile. Non so se si possa giocare in due componenti. Don't let a single one get away. Each need to take down about 10. Stow your fear. It's now or never. We'll win this. I know we will. Yeah.
visto il trailer, noi dobbiamo sconfiggere Kieran che ci ha preso le anime. Comunque, non lo so in realtà cosa è successo perché non ci ho capito granché. Vero, ma adesso andiamo avanti perché c'è Kirby che è super hero della situazione. Dobbiamo battere Gassou. Comunque noi ci alterneremo, faremo un match io, un match lui. E in questo match gioco io. Allora, sono esseri cui corpi, gli spiriti sono esseri cui corpi, sono stati rivendicati da Kieran, il signore della luce. Intrappolati all'interno dei personaggi fantoccio rispondono al suo dovere. Quando sconfiggi un personaggio fantoccio, libererai lo spirito intrappolato al suo interno. Libera più spiriti che puoi. Attacco e difesa sono influenzati dai combattimenti. Comincia con lo scegliere quello più appropriato. Direi all'attacco perché formazione. Non è incluso nessuno spirito della formazione. Non ne hai, Vero. materialmente non puoi fare niente. Ma stupido coso finto. Cominciamo! Anche se io Kirby non è proprio il personaggio. Credo di non averlo mai usato, quindi. Io per un motivo o per un altro. Vabbè, però è simile a Jigglypuff un po'. Avversario acciaio improvviso. Cosa succedono queste cose? Io non so niente della storia. Secondo me neanche tu. Completamente. E poi c'è questa. Sotto il nome c'è questa barra, se vedi. Che Ah, si no, riempie. quella è normale, quella è la barra dello smash finale. Quella cosa che. Dopo che colpisce va tutta la scenografia figa. Ah, appena si carica puoi fare. Sì, la scenografia finale. Tipo quella cosa. La mossa finale, diciamo, di ogni Ok, personaggio. vabbè. L'avevo notato prima quando Ma abbiamo prima. provato le altre modalità. Perché non l'avevo tolta. Ah, ok. Comunque, muori. Visto quanto è forte l'attacco di Kirby. Sì, scusate, mentre ci sono. Pungifix. Va bene. Ora sì. Ora sì, ora è tutto diverso, ho capito. Gli spiriti che serverai diventeranno tuoi alleati. Ognuno di loro è unico e ti aiuterà i tuoi personaggi in modo diverso. Se uno spirito combattente ha uno slot libero, puoi assegnargli uno spirito aiutante. Ogni aiutante ha una propria abilità, quindi ti conviene averne a disposizione di diversi. Se io uso Kirby, così qua finisce proprio male. Vabbè, dai, è stato facile questo. Wii! Eevee, che figo, che c'entra Eevee? Fai Ah, ok, formazione. va bene perché c'è Yoshi. Eevee penso che sia lo spirito chiave. Sì, infatti, infatti. Così? No. Ah, Cosa però fanno questi vedi. cosi? Sì, quelle sono queste che sono cose che ho sbloccato io negli scontri. E Ah, ma mettiamo questo qua. Infatti, qua puoi mettere. Cos'è quel ciccione cinese? No, prendiamo ciccione, questo Ciccio. qua. Giocatore Yakuman. Attacco più Potenziato. condannati. Ah, figo. Vuol dire che quando Ma ho. spero però che non si sprechino una volta utilizzato. Penso di no. Non credo. Dici. Questo vuol dire che se subisco tanto divento più forte, il che è buono perché subirò tantissimo. Cosa sono quegli altri Yoshi che ci Questa sono sede ha più adesso? vita. Condizione al lancio di una Pokéball apparendo solo determinati Pokémon. Ma che Ah, non cambia la musica. Penso che tu abbia questo strumento per qualche oggetto che hai usato. è? Non lo so. Ah, ok, questo qui non lo posso colpire. Va bene, perfetto, è un oggetto. Ci sono anche dei mini Yoshi? Sì. Come si Ah, sono utilizza? tutti mini Yoshi. Ah, ok, così. Ok. Mi ha Ci sei contro la ucciso. squadra Ah, Yoshi no, in l'ho ucciso pratica? io. Sì. Ah, infatti non capivo. Sì, ma che tristezza Cerca sono di da farli solo. sempre. Ecco il Ecco, giubbino. questo qui è quello che. Devo farlo anche prima, però. Morete. Diciamo che comunque i miei generi di personaggi sono o spadaccini. Oppure. Fagli giocanti acqua. Ecco, un pochettino più forti, nel senso stile Cloud, ok. Ah, ok, sono solo tre, non è niente la squadra. Ok, ci ho fatto lo stesso. Vittoria! Che La prima volta che uso Kirby. emozione, visto Quanto registrato. sali di livello? È facilissimo salire. Wow! Tocca a te. Che cosa emozionante. Sì, infatti la vita è completa. Esatto, lo scudo posteriore ti va bene, sì, non interessa questo a nessuno, giusto? Andiamo avanti, qua c'è l'ultimo celeste. No, ti vado incontro. Jigglypuff, ancora non l'ho sbloccato. Jigglypuff. Formazione 2032, ora posso usare altre cose. Non credo, non ho sbloccato niente. Però voglio usare, vediamo. È più forte quello, no? Ah, vero, il livello 9 già. Guarda, vedi un attimo a destra, l'ultimo, vedere Eevee. Sì, è decisamente più forte comunque, perché era 1700 e qualcosa. Pazzesco, pazzesco, dai. Iniziamo, siamo contro Jigglypuff. Il nemico userà più mosse speciali in giù. Che Vabbè, niente di che. significa?
Oh, è buono iniziare questo oggetto. Si chiama questo Pungi qualcosa, Pungi Fix. Sembra un porco spino. Grazie. Certo che Jigglypuff con sti occhi fa un po' paura. Ma non l'ho capito perché è così. Non so se è un costume, ma non penso. Ma non si può più riutilizzare il Pungi coso? Credo sia. Beh, basta, è fisso. Lo usi una volta. Ma rimane. Ma è che con zero danno. Ah, attacchi speciali in giù, intendeva questo e faceva più volte il riposo. Beh, che non è con zero danno. Sì, vabbè, comunque non fa piacere. Vabbè, io prendo questa e allora prendo qualche pistola. Che pure tassa pistola che è in ritardo. Però è fortissimo. E non nel senso che è in cheat. È un ritardo. Che cosa poco divertente, vero? Commentate se è poco divertente. Allora. Ma scusami, ma se Kirby assorbe Jigglypuff rimane rosa, cosa cambia? No, gli spunta il ciuffo. Che bello. Ok, questo mi piace. Astronascente. Sì, dai. C'è una salita di livelli troppo esagerata, cioè... Una salita proprio. Un salimento. Vediamo che succede adesso. Non so se c'è un altro filmato, spero sì, no? Sì, è infatti. Ma cos'è, tipo un mini boss questo? Perché è diverso? Forse si sblocca Mario. I personaggi infatti sono diventati strumenti per creare fantocci. L'unico modo per liberarli dalla prigionia e sconfiggerli in un incontro. Immaginavo. Oh. È pazzesco! Io parto direttamente all'attacco perché tanto. Mario, che attacco ha con la B? Mario? Sì, perché fuoco. Si assorbe il suo potere, devo vedere. Fuoco. Come si assorbiva con Jigglypuff? Con Jigglypuff. Sì, con Kirby. B. B normale. Sì, sì. Ok. Sì, vabbè, questo era abbastanza scontato. Hanno cambiato l'attacco. Vengo i nomi in inglese, però cerco di non utilizzarli. No, l'attacco in corsa, ecco. Di Kirby. Ma questo è rimasto sempre lo stesso da quando ce l'ha Kirby. Nel primo era solo quella B, vabbè. No, nel primo non c'era, scherzato. Comunque, questa cosa della parata perfetta è un problema. Esatto. Aiuto. Muori. No, non muori, non morirà mai così. Con l'avanti A muore adesso. Ci riuscirò a farlo. No, no. Dai, dovrebbe essere morto. So, ok, meno male. Il suo giubbino è fortissimo, veramente. Hanno potenziato un bel po', è molto più veloce. È pazzesco. Sì, è Mario si inizia alla lotta, ok, molto meglio. Lo so stare molto meglio Mario rispetto a Kirby. Io no. Cioè, per me va bene uno. Vabbè, uno penso che il prossimo sia Link in ordine. Se fosse Link sarebbe già una bella cosa. Puoi cambiare personaggio con un chi vuoi nel menu formazione. Vabbè, non so leggere. Ma chi... Zitto. Chi siamo noi per dimostrarlo se non dei semplici umani? Nessuno. E basta. Facciamo questo scontro col guardiano e poi direi di interrompere questa parte perché già sta durando un po'. Sì, infatti anche perché il filmato di prima si è preso un po' tutto. Già, ma la prossima parte la faremo tutto il tempo, tutta la storia la faremo assieme. Sì. Perché l'ho detto? Me lo sono dimenticato comunque. Perché voglio annunciare questa cosa al mondo? No, me lo sono dimenticato perché l'ho detto. Comunque, non uscirà tanto tardi, ma penso domani. B. Vabbè, B. Basta. Andiamo dal guardiano. Che ti sta obbligando a fare cose? Ma è questo da The Legend of Zelda? Ah, sì, ne è in quello di Breath of the Wild. Ogni tanto li trovi questi qua. Sono fortissimi all'inizio. Ma anche alla fine. Ah, ok. Io non l'ho giocato. Vediamo. Ma non avevo sbloccato l'altro... Ecco, questo qua voglio usare. Non tolgo il cosiddetto ciccione cinese perché, boh. È la mascotte, sarà la mascotte. Rob, quando lo sblocco, Rob. Rob, Maxi? Ah, sono rimpiccioliti, Maxi. Ah, c'è uno scontro di energia. Sì, sì, ha più energia di te. Ma Maxi, nel senso che è più grande. Sì. È più grosso. Si nota che è più grande. No, basta. Effettivamente allora gli scontri di energia sono, secondo me, un poco, ne discutevamo prima, sono un pochettino impari, perché se tu hai un personaggio che oggettivamente fa tanti danni ogni colpo, okay, sei materialmente avvantaggiato da uno che magari è veloce però fa pochi danni. Sì, cioè cambia completamente il modo di giocare quando ci sono questi tipi di scontri. Comunque questo sembra molto forte come aiutante o come spirito. Vabbè, e ti dà resistenza alle armi, quindi agli oggetti. Quando già se sono anche le armi, tipo che Fox ha la sua pistola, Bayonetta. Ah, non lo so. Senso. Che piccolo danni fisici come spade e frusta, penso di sì allora. Il che sarebbe buono.
in quel caso la intanto sì. Qua la carrozzina mia la stiamo facendo salire all'infinito. Arriverà il 99 tipo il massimo, non sappiamo quando è il massimo. No, infatti. Ma comunque, collezione attività, ci vediamo nella prossima parte. O comunque ci sentiamo nella prossima parte di Super Smash Bros. Ultimate, storia della vita, Mario, Kirby. Yeah, yeah. Ok. In cui salveremo altri personaggi, ma potete pensare a una cosa più bella di questa? Non potete pensarci. Quindi, le ambizioni di ogni essere umano in questa vita. Ecco, andate a vedere il suo canale, mi raccomando, il link è in description. Yes. E mettete mi piace, commentate, iscrivetevi a questo video. Cioè, iscrivetevi al canale, commentate questo video, mettete mi piace a questo video, attivate la campanella. Ciao. Quanta poca voglia di vivere questo ciao fila. No, perché ne ho...